buonasera a tutti gli spettatori di questa seconda live di incontri con abbiamo già un problema Corrado, buonasera, mi senti? sì, perfettamente c'è stata una breve interruzione ma è roba di poco eh, ho il ritorno Sì, ora non ti sento più. Corrado, ho bisogno che forse ti togli le cuffie. Tu senza cuffie riesci a sentirmi? Sì, non c'è oh, mica no. problema. Non è un problema di cuffie, però ti posso assicurare... Eh, tolgo le cuffie, aspetta. Ecco, eh, qua. Voilà. Vediamo adesso. Ok. Corrado, perfetto, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. No, io continuo a avere il ritorno. Dieci minuti fa funzionava tutto. Il ritorno. Tu comunque mi senti, quindi proviamo ad andare avanti così. Perfettamente, sì. Spero che gli spettatori non sentano il ritorno fastidioso che sento io. Io non sento niente. Se qualcuno per... ci dice qualcosa in chat. Perfetto. Allora Corrado, siamo qui, è eh, appena uscito il tuo ultimo libro con sì. un CUFU, sì. Eh, però invece di parlare subito di questo tuo ultimo libro, visto che ne stai parlando tantissimo, stai facendo diverse conferenze, presentazioni, e ne parleremo quindi più tardi. L'idea, diciamo, di questi incontri è di fare delle chiacchierate informali. Eh, quindi di vedere come ci porta la conversazione. Ovviamente, io mi, mi sono segnato un po' di domande da fare, tantissime, non so se te le potrò fare tutte. Anche perché, diciamo, tra un'oretta lasciamo un spazio agli ascoltatori di farci le domande eh, dal, eh, direttamente, insomma, di chi ci sta seguendo. E, allora, come prima domanda, diciamo, vorrei partire diciamo, dall'inizio dall'inizio del gioco, ossia dai genitori. Eh, tu più volte hai detto che eh, i genitori, il rapporto tra i nostri genitori rappresentano, eh, rappresenta il rapporto che c'è tra la nostra parte femminile, la parte animica e la parte spirituale, la parte maschile. Allora, se mi posso permettere di farti una domanda un po' personale, come erano i tuoi genitori? Che rapporto avevano e che tipo di educa edu educazione ti hanno dato? Eh, perché questa è una cosa di cui forse non hai parlato spesso. Eh, no, eh, dunque eh, permettiamo che eh, siamo negli anni quando io nasco nel 1951, quindi pie, i primi dieci anni sono dal '50 al '60 e i miei genitori vengono subito dopo la guerra, sostanzialmente. La mia mamma si è sposata a 17 anni con il mio babbo, che ne aveva 21-22, e il mio babbo era ancora soldato. La mia mamma era una. Di 13 sorelle, cioè era la tredicesima, eh, quindi una famiglia a cui lei insomma, mh, voleva scappare. Da, 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 que da quella bolgia tremenda, e, mh, anche perché il mio nonno materno era un commissario di pubblica sicurezza che non aveva voluto prendere la tessera del fascio e che quindi non aveva fatto carriera. Questo per inquadrare il problema. E il mio babbo invece alla fine finì, finì per, per, per fare il soldato il militare nella decima massa. Quindi immaginatevi che, che tipo di situazione. Io nasco eh, con un bambino piccolo, sostanzialmente i miei genitori erano tutti e due anaffettivi, quindi badavano semplicemente a se stessi, sì certo mi volevano tanto bene, non mi hanno mai fatto sostanzialmente mancare nulla, ma la parte affettiva veramente è, non è che gliene faccio una colpa, anzi il fatto che loro non fossero così perché erano puntati tutti su se stessi eh, mi ha eh, fatto crescere come sono cresciuto, cioè un essere abbastanza anormale basato tutto sulla parte spirituale, cioè sulla parte del lobo sinistro, sulla ragione, sul 2 più 2 che fa 4, senza la parte animica. Ed ero talmente preso dal mio ragionamento che io mi ricordo a cinque anni e mezzo i miei genitori, il mio babbo a tavola, perché era il giorno in cui noi ci... ci L'ora del giorno in cui ci incontravamo era a tavola. Grandi famiglie un po' meridionali hanno questa cosa, no? che ci si incontra a tavola. E io non so quale osservazione avevo fatto, cinque anni e mezzo, poi ero uno che non stava mai zitto anche allora. Feci un'osservazione e mio babbo disse: Stai zitto, te che non, non puoi parlare perché c'hai cinque anni e mezzo. E io mi ricordo come allora questa cosa. Mi alzai dal tavolo, guardai verso il muro c'era un angolo, è come se mi mettessi in castigo da solo e dissi ma con questi non ci posso più parlare questi non capiscono un cazzo ecco e da allora non ci ho più parlato cioè qualsiasi cosa loro mi dicevano. mi dicevano sì va bene, lo vuoi fare così famola così, ma perché devo perdere tempo con della gente che non capisce e pensate che allora da bambino piccolo lo stesso ragionamento me lo sono portato dietro fino a 72 anni e per esempio no? con l'idea che io ho creato il triade color test dinamico flash, ho fatto miriadi di ipnosi, sono entrato nel cervello della gente, non avrei potuto fare se non avessi avuto questo tipo di carattere, questo tipo di idea che è, da solo posso fare le cose, come le faccio bene io non le fa bene nessuno. E, Così in dipartimento, quando facevo il chimico, mi facevo le reazioni da solo. Sì, faceva la laureanda, il laureando, però poi andavo io, le finivo io, perché tanto io come le faccio bene le cose. E, e questa cosa mi è durata per tanti anni, fino a che eh, ho, dato spa, ho voluto dare spazio anche agli altri. A un certo punto ho avuto la necessità di dare spazio anche agli altri, ma è possibile, non solo agli altri. In senso lato, ma soprattutto alla parte femminile che avevo sempre trascurato, dicendo: Sì, la femmina non capisce nulla, la femmina è un essere inferiore. A un certo punto nella mia vita mi sono fermato e ho detto: No, vediamo se non è così. E lì ho scoperto un altro mondo, eh? ho scoperto il femminile che avevo sempre trascurato. Quindi ho fatto un certo processo di evoluzione che forse un po' strano, un po' particolare eccetera eccetera ma va detta una cosa, nel bene e nel male se non fossi stato così, se non fossi stato una monade se non avessi avuto un carattere forte mh, anche se non avevo capito la realtà dell'universo quando andavo a fare le ipnosi l'alieno mi avrebbe spazzato via come i due, tre colleghi che io avevo nel periodo in cui facevo le ipnosi regressive che sono eh, riportate eh, alcune nel libro Alienio Demoni che voi stessi avete editato io sarei stato distrutto come sono stati distrutti i, i, i collaboratori che avevo tutti distrutti dal primo all'ultimo cioè non ce n'è più traccia, coventrizzati e alla fine io mi sono chiesto ma perché a me non è successo? a me non è successo perché io ero un figlio unico il figlio unico è un crostino come si dice da noi no? o, gli, o viene bene bene o viene male male io ero venuto fuori con un carattere forte che si doveva difendere innanzitutto dai suoi genitori perché se no i miei genitori mi avrebbero schiacciato le palle e io invece poi alla fine sono stato il genitore dei miei genitori e così sono stato anche il genitore di tutti quelli che sono venuti a farsi le iprosi con me i maschi pensavano che io fossi il babbo che loro non avevano mai avuto. E le femmine avevano questi processi di innamoramento che io dovevo calmare per dire, guarda che l'amore è un'altra cosa, la mia parte animica in ipnosi si è scontrata con la tua, però quello che te credi che sia amore è un'altra cosa. E io gli dovevo rispiegare tutte le volte queste cose. E così, e così siamo arrivati fino a qui. Senti, eh, mi pare che una volta hai detto che appunto solo quando sei diventato più femmina che... Hai compreso veramente chi eri? Hai fatto una, un salto nel, nella tua ricerca. Concretamente, in che modo, visto che appunto eri molto spirituale, molto razionale, e che cosa è cambiato? Che, 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 che cosa ti ha dato in più? Che qui di in più? Eh, Nell'istante in cui io facevo le ipnosi, io credevo che eh, il, il target finale, l'obiettivo finale fosse. Capire che cos'era l'adduzione e vedere se si poteva salvare il mondo da questa cosa. Ecco, io allora avevo l'idea del tutto egoica che il mondo si poteva salvare e che se qualcuno avesse salvato il mondo, quello potevo essere io. Sentivo parlare degli ufologi americani come dei grandi scienziati, a me mi sembravano dei cretini. Devo dire la verità, mi sembrano cretini anche oggi, perché l'americano, non ha gli stessi neuroni di un italiano. Questo è il mio punto di vista. Cioè, quando io sono andato negli Stati Uniti e ho portato gli studenti in gita a, a, nelle diverse università americane, le diverse università americane a me mi sembravano l'asilo infantile italiano. Cioè, No, io non ci si rende conto, perché siamo in Italia, che noi abbiamo un'intelligenza che è 100 milioni di volte superiore al mondo anglosassone, non, non esiste questa cosa, nonostante che oggi ci si senta stupidi, così mh, vado a fare le ipnosi e credo che le ipnosi siano devi fare meglio degli americani, devi eh, salvare il mondo, l'umanità dall'alieno. In realtà, poi alla fine, come sempre succede, si scopre che il mio target era un altro. Io inconsapevolmente non sapevo. Il mio target era, era comprendere la parte femminile che avevo dentro di me. Cioè, attraverso l'ipnosi, io cosa facevo? Collochiavo con la parte animica degli altri. E perché questo succedeva? Perché io non collochiavo con la parte animica mia. Io ritrovo il colloquio con la mia parte femminile, col mio lobo destro, con la mia creatività, con la mia fantasia quando la vedo negli altri. A quel punto, dopo tanti anni, dico: "Ma guarda che il mio target era diverso. Io volevo capire me stesso, non volevo salvare l'umanità". E capisco anche che la mia parte animica allora ritrovata, in qualche modo, mi dice: "Certo, Te non puoi salvare il mondo, te puoi salvare te stesso, ma tu sei il mondo. L'unico modo per salvare il mondo è salvare te stesso, cioè comprendere chi sei. Si era aperto un mondo in quell'istante, la mia parte animica era tornata, non è che se n'era mai andata, ma io l'avevo come la maggior parte degli esseri umani su questo pianeta, secondo me, relegata in una stanza mentale che non rompesse i coglioni, la parte femminile dal mio punto di vista ritardava lo sviluppo coscienziale degli esseri umani invece dopo comprendo che se te non collabori spirito maschio con la tua parte femminile non arrivi al risultato finale eh, è stata una scoperta anche una scoperta se volete molto pratica io prima Ero molto razionale, 2 più 2 faceva 4. Eh, ero anti-CICAP come sono sempre stato perché il CICAP non è la razionalità. Pensa, il CICAP è una stupidaggine umana. Non, non, non ha la più palida idea di cosa sia il metodo scientifico, il CICAP, la famiglia di Angela, non c'entra niente. È un'altra cosa, la scienza è un'altra cosa. Però mi mancava di vedere l'universo da un altro punto di vista, della sensazione. Sapete quando voi vedete una cosa, vedete una persona e dite, quello lì mi sta sulle palle, ma non sai perché. Eh, la mia parte scientifica diceva, ma no, facciamolo venire fuori, poverino, parliamoci, eh, vedrai, perché mi deve stare sulle palle? È una cosa che non ha senso. No? E nell'arco degli anni scoprivo che quella persona mi stava veramente sulle palle perché era per me un coglione anche se non sapevo perché, perché la mia parte animica me lo diceva. Allora ho imparato piano piano a fidarmi anche delle mie sensazioni, della mia parte femminile. Può essere un discorso nigeriano, ma quando si andava a fare le ricerche scientifiche, io mettevo in atto tutti quei processi scientifici e razionali che conoscevo. E poi dentro di me c'era una voce che mi diceva no, no, così non può funzionare, fai in quest'altro modo. Io facevo nell'altro modo e le cose venivano. Lo fai una volta, due volte, tre volte, quattro volte, allora la parte animica è qualcosa di importante. Mi sognavo le reazioni di notte, il giorno dopo le facevo in laboratorio e venivano. Mi sognavo le, 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 le formule della fisica, andavo a cercarle in letteratura e le trovavo, anche su argomenti che non avevo mai trattato. Quindi la parte animica era quel cordone umbilicale con l'universo che io avevo sempre trascurato. Metto insieme la parte animica e la parte spirituale, le appiccico insieme con una cosa che io ho inventato che si chiamava Triade Color Test, che io non volevo fare su di me. Lo facevo sugli altri. <ride> e lì ho capito, attraverso le ipnosi e i lavori che ho fatto, che non si può non mettere le mani nella marmellata. Cioè te devi essere eh, quello che fa. Non puoi farlo su un altro se non l'hai fatto prima su di te. Devi passare attraverso l'esperienza, se no all'altro cosa gli racconti. E questo era il motivo del, perché a me le ipnosi venivano bene. Io mettevo in ipnosi tutti. Come mai Erickson cioè aveva un 10% di persone che non riusciva a mettere in ipnosi? Io l'ho studiata sta cosa. E si scopre si scopre che tu non puoi fare l'ipnosi con il lobo sinistro no c'è un manuale te lo leggi si rilassi lo devi dire tre volte si rilassi si rilassi no non è così nella ipnosi tu sei colui che è in sovrapposizione quantistica con l'altro siete la stessa cosa ma per fare questo io dovevo dimenticare di essere un figlio unico, perché il figlio unico con l'altro non ci si mescola. Eh, e quando è che mi sono accorto che era venuto il cambiamento? Eh, durante i convegni. Perché prima io andavo, facevo i convegni, tutti mi dicevano, ah bravo Malaga, eh. mi stringevano la mano e se ne andavano. Dopo il cambiamento la gente mi stringeva, mi abbracciava, mi baciava e piangeva. Cioè... Evidentemente, gli altri avevano trovato in me qualcosa che io stesso non avevo capito che ero cambiato. Ecco questo grande cambiamento mi ha salvato la vita, ma mi ha fatto anche capire un sacco di cose, Corrado. Quindi, anche quando parli spesso del fatto che lo scienziato debba essere anche un po' sciamano, diciamo la parte sciamanica, stiamo parlando sempre della parte femminile di questo che hai detto sì, sì. mi volevo allora riallacciare rispetto a quello che hai detto um, trovo molto molto interessante diciamo come nasce la tua ricerca sulle piramidi come racconti bene nel, nell'introduzione del primo libro Cheope, che hai dedicato alle piramidi questo qui di cui ora vediamo la copertina e nell'introduzione diciamo è quello che io, io mi viene da chiamare il metodo Malanga dice una esemplificazione di come tu diciamo lavori che sei un grande studioso, quindi tu studi o ti documenti, osservi e poi fai i tuoi ragionamenti e diciamo arrivi a scoprire quello che tu chiami il chiodo nel muro. E qui con le piramidi, adesso insomma, senza che magari poi se tu vuoi, raccontare brevemente la storia, eh, però succede anche qualcosa di eh, insomma di, di incredibile nel fatto che tu di notte, almeno lì lo racconti nell'introduzione, fai come dei download da. Una sorta di coscienza universale che ti dà le risposte ai tuoi quesiti, no? Quindi, appunto. No? Sempre questa parte, diciamo, femminile sciamanica che si attiva di notte, no? parlavi anche di una lavagna su cui ti appaiono le formule. E quindi la, la domanda era: eh, intanto, se questo, diciamo, metodo malanga può essere applicato a chiunque, o diciamo, tu sei una persona di una certa intelligenza che ha studiato tanto, e quindi è una cosa che possono fare tutti. E in che cosa è diverso? questo download diciamo da questa coscienza universale dalle cosiddette canalizzazioni in cui diciamo si ricevono informazioni però appunto in questo caso magari da entità o comunque altri esseri dunque ehm, la questione è la seguente eh, io credo che ehm, ci voglia una forte, ma veramente forte, potente ehm, atto di volontà nel comprendere il mondo che ci circonda. Un grande desiderio, una bramosia proprio, uh, forse anche insana, nel cercare di capire la motivazione, la motivazione. In realtà la motivazione, per esempio, per quanto riguarda gli studi sulla piramide, ma potrei dire anche per una serie di reazioni, di meccanismi di reazioni che io ho tirato fuori, pubblicato su lavori scientifici quando facevo il chimico, era uguale. Eh, era talmente la voglia di capire come funzionavano gli elettroni attorno a quel nucleo di magnesio, di silicio, che io stavo utilizzando come catalizzatore. Che io andavo a letto e continuavo a pensare a questa cosa. E durante la notte quello che succede è che la barriera della consapevolezza, del cosciente, della mh, razionalità si addormenta. Lo spirito di notte dorme. Una cosa che non può dormire invece è la parte animica, cioè il femminile. Real, perché non dorme? Non dorme perché non ha l'asse del tempo e quindi sostanzialmente, essendo a temporale, Vede l'universo come un unico momento, non c'è necessità di riposarsi. E la parte animica che al giorno era frustrata perché nessuno la stava a sentire, di notte si svegliava, si svegliava. aveva la possibilità di, no, di non avere come interlocutore lo spirito, cioè la parte maschile che gli diceva stai zitto a te che non capisci niente. E venivano fuori delle cose. E io durante la notte vedevo la reazione come doveva essere fatta come era il meccanismo perché non mi veniva quella reazione mm, mi ricordo una volta eh, avevamo già fatto più di 130 eh, eh, esperimenti questo cavolo di catalizzatori a base di nickel non funzionava e io di notte mi sogno la reazione mi sogno di essere la reazione io sono il, il catalizzatore che gira nel pallone di reazione, mi, mi vedevo girare perché c'era la paletta che mi faceva girare. Eh? E lì capisco, perché io sono colui che è in quell'istante, come c'è scritto nella Bibbia, io sono colui che è. Eh? Mm. E sono la reazione, mi sveglio, capisco immediatamente cosa c'è che non va. E me lo scrivo su un foglio. Il giorno dopo vado dal, dallo studente e gli dico: La studentessa è eh, una donna, guarda, devi fare una reazione fatta così, così, così e così. Lei va a parte. Dopo le reazioni duravano pochi, 30, 40 minuti, già si sapeva se la cosa aveva funzionato o meno. Torna professore, la reazione è venuta. Che meraviglia, quella su e giù. Ah, dico io: Bene, meno male. Io, Alfred Bogart, senza emettere eh, cipiglio. E lei mi dice: Ma professore, come ha fatto a inventarsi queste condizioni di reazione così strane? E io gli ho detto: Me le sono sognate di notte. In quegli istanti ho perso dieci punti perché la, la, la studentessa mi ha guardato come per dire: Ma questo è scemo, però la mia stupidità ha fatto in modo che la studentessa si laureasse, perché se no era ancora lì a laurearsi, a cercare di fare la reazione. Io lì, di fronte a questo evento, dissi: Ma che cavolo è successo? Ma com'è possibile? prendo atto di questo fatto anni dopo dopo aver fatto su di me il triade color testo dinamico flash che io dicevo fatelo 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 ma io non l'avevo fatto e questo per un motivo perché io a me a scuola mi avevano insegnato che tu dovevi fare gli esperimenti allontanandoti dall'esperimento l'esperimento era una cosa che stava lì te lo dirigevi da lontano non è così sei l'esperimento se te non ti mescoli con l'esperimento, se te non sei l'ipnotizzatore, l'ipnotizzato che diventano una cosa sola, non ti verrà mai niente in quell'istante, capivo che io mi dovevo mettere in gioco in qualche modo il filo unico, la monade. Che si era costruito un, un, un piedistallo su cui stava sopra in alto, perché non avendo capacità io, come figlio unico, di comunicare con la gente che mi stava intorno, attraverso un processo di dissonanza cognitiva mi ero creato un ruolo di dire: Sono il più grande, il più bravo, il più bello, il più intelligente di tutti, vaffanculo tutti gli altri. Non avevo avuto voglia invece di provare a comunicare con gli altri, pur non essendone capace. Le ipnosi mi hanno salvato la vita perché io non comunicavo con gli esseri umani, ma alla fine comunicavo con la parte in, in profondo, con la parte animica, con la parte spirituale, con la parte mentale. Quindi uscendo da anni di ipnosi ho detto, ma, eh, ma allora io sono capace di comunicare e la comunicazione la trasforma... La, la trasposizione di informazioni da una parte a un'altra questo è fondamentale cioè io andavo a lezione e facevo la mia comunicazione capivo a quel punto che io dentro di me l'avevo sempre avuta questa cosa della comunicazione cioè io in realtà non ho mai comunicato razionalmente io ho sempre comunicato animicamente per questo le mie lezioni erano, piacevano agli studenti, perché gli studenti vedevano in me non un docente che aveva vinto una cattedra truccando i dati, come succede oggi, ma uno che era veramente appassionato di quello che faceva. La differenza si vede immediatamente. Però questa cosa che faceva bene agli studenti, che sono poi il mio specchio, faceva bene anche a me. Io ho capito che dovevo scendere dalla statua. Che mi ero costruito. Scendere e parlare con le persone, ehm, con la gente, comunicare, ehm, non avere paura della comunicazione. Nell'istante in cui io ho, ho capito questo, il mondo mi ha cambiato e. Quante volte io sono andato a letto di notte chiedendomi, ma come funziona, che so, un buco nero? Io non, sono un, ho studiato fisica, ma non è che sono un bravissimo di fisica. Mi appariva la mia coscienza e mi faceva vedere come funzionava il buco nero, le particelle che uscivano, che entravano dall'orizzonte degli eventi, quelle là su e giù, cose che non sono neanche scritte sui libri di fisica, ma io il giorno dopo andavo in letteratura e trovavo. In letteratura pubblicato quello che io mi ero sognato di notte. Allora, cosa succede di notte? Di notte succede che la razionalità dorme e l'irrazionalità, chiamiamola così erroneamente, della parte animica si aggancia all'universo e ti fa vedere l'universo come te non l'hai mai visto. E quando io ho capito questo, ho cercato di mettere insieme la mia parte destra e la mia parte sinistra in un matrimonio alchemico che fa il triade color test dinamico flash. Pochi giorni dopo, io veniva la gente a chiedermi delle, delle informazioni che io non sapevo da un punto di vista scientifico. Professore, lei come la farebbe questa reazione? Perché io a noi non ci viene, anche se seguiamo i dati di letteratura, qui a noi non ci viene. Io per un attimo mi concentro, vedo la reazione. E dico: Devi cambiare il solvente, devi fare così. Oh, e la reazione gli veniva a questa gente qui, dopo che avevano seguito le mie cose. Ma era qualcosa che io avevo nella testa pur non avendola mai studiata. Questo cosa ti fa capire? Se te sei un osservatore, e i chimici sono degli osservatori, stai prendendo questi dati da qualche parte. Da dove cavolo li prendi? Da dentro di te, perché te sei il creatore dell'universo, solo che non lo sai. E, e lì chiaramente una volta, due volte, tre volte, dieci volte ti, ti capita questo, eh, è così. La fine il risultato è quello. Te sei il creatore dell'universo. Ok, Corrado. Invece, molto diverso è quando diciamo, queste informazioni si ricevono, diciamo, dagli intermediari, da quelli che I, tu chiami alieni, certo. e con alieni, per intenderci, intendiamo tutti i tipi di entità di altre dimensioni, eh, spiriti. Sì. Sì. Eh, aprendo non... questo tema, sì, cioè sì, si apre... farci... eh, sì. allora un, diciamo perché eh, da quello che tu dici, nel mondo degli spiriti degli alieni non c'è la dualità nel senso che diciamo sono tutti cattivi, no? e non come su questa terra che ci sono le persone stronze, le persone simpatiche, diciamo non, non vale que questa. Diciamo la prima domanda. Dunque, il problema è la realtà. La realtà che si divide in realtà reale e realtà eh, virtuale eh, è la seguente: la realtà reale è non descrivibile da formule matematiche, perché è fissa, è una costante K, non cambia nulla. La realtà reale è la coscienza, è sempre stata lì e sempre sarà lì. La realtà virtuale, invece, cambia nel tempo e la, alla fine del tempo la realtà virtuale che è l'unica cosa che ha tempo sarà uguale sovrapponibile alla realtà reale virtuale e reale saranno la stessa cosa cioè la consapevolezza di sé sarà diventata uguale alla coscienza di sé in questo momento quando noi viviamo nella realtà duale nella dualità c'è la, eh, la dualità c'è lo spazio Uh, piccolo lo spazio grande c'è um, il, 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 il vuoto il pieno uh, ci sono i buoni ci sono i cattivi e da questo punto di vista gli alievi ci appaiono divisi storicamente in due uh, contenitori gli angeli e i demoni perché noi li abbiamo chiamati così fino ad ora ora che siamo nel 2023, ci rendiamo conto che questa visione non è più quella corretta. Eh, deve essere, bisogna fare un upgrade. Coloro che credevamo angeli e demoni sono creature che vengono su questo pianeta a romperci le palle. I demoni li avevamo dato per scontato e gli angeli, e gli angeli non l'avevamo dato per scontato, che ci avrebbero rotto le palle anche loro. Allora analizziamo gli angeli, quelli che noi credevamo angeli, che sono in realtà alieni che vengono da un'altra parte, cioè non dalla parte dei demoni, ma da un'altra parte, vengono qui e ti fanno credere che sono buoni, che ci vogliono tanto bene e che fanno tutto per noi. La mia coscienza Dopo l'unificazione della parte destra con la parte sinistra del cervello, mi dice, ma questa è una grande cazzata. Non esistono i buoni e i cattivi, non c'è la dualità. Ma allora, dico io, quelli che vengono ad aiutarci, nessuno in questo universo aiuta gli altri. Tutti aiutano solo e solamente se stessi. Non te ne accorgi? perché un processo di dissonanza cognitiva ti fa credere che tu fai tutto per gli altri per giustificare in realtà il fatto che a te ti interessa quella cosa lì no agli altri l'alieno viene qui e fa finta di volerti tanto bene perché tu gli servi perché se tu non gli servissi se ne fotterebbe di te te sei venuto qui su questo pianeta per fare l'esperienza della vita per acquisire la coscienza di te, per sapere chi sei. E siccome il processo coscienziale è un processo personale, nessuno ti può aiutare, anzi, se qualcuno ti aiuta, non ti fa imparare. Tu devi andare a imparare eh, ad avvitare una lampadina, devi imparare a guidare la bicicletta. Non c'è nessuna possibilità se non il fatto che tu impari da solo. Quindi qualcuno che ti aiuta in realtà ti fa uno spregio tremendo, ti toglie la possibilità di acquisire la consapevolezza di te. Nessuno ti deve aiutare perché aiutare un altro vuol dire impedirgli di acquisire consapevolezza. Da questo punto di vista la coscienza mi stava dicendo, la mia coscienza mi stava dicendo, gli alieni che si fingono buoni, si fanno solo i loro interessi, di te non gliene importa niente. Ed ecco che io, davanti a questa dichiarazione, avevo lo spettro di quello che avevo studiato, cioè dopo 25 anni di ipnosi, gli alieni, alcuni brutti brutti e alcuni un po' più veloci, ma sostanzialmente erano quelli che nell'antichità noi avevamo creduto essere i discendenti di Enki ed Enlil, gli dei della Mesopotamia, erano in realtà stronzi, perché venivano solo a considerare il nostro pianeta una stalla con le mucche da mungere. In quell'istante si capisce una cosa esplosiva avevamo sbagliato tutto noi che avevamo avuto l'idea di cacciare gli alieni da questo pianeta angeli o demoni che fossero beh non era quello il nostro target il nostro target era capire chi siamo capire che la dualità non esiste sostanzialmente ma che noi stessi l'abbiamo creata per poter imparare che cos'è la dualità una volta capito questo, l'alieno scompare. L'alieno non ha capito che noi siamo i creatori dell'universo e che sostanzialmente abbiamo creato anche l'alieno perché venisse a romperci le palle perché noi attraverso questa ehm, intromissione nella nostra vita avremmo capito. Ci saremmo fatti la domanda del, del clou delle cento pistole: viene l'alieno? Tu lo capisci che viene. E hai due atteggiamenti il primo sono demoni voglio scappare il secondo sono angeli mi vogliono bene io sono un ganso me l'hanno detto e vincerò tre premi nobel questa era la new age che noi avevamo fino a che sono arrivato io nell'istante in cui arrivo e io dico guardate che questi due vengono da due posti diversi ma si fanno i loro interessi almeno è più onesto quello che ti dice io sono un demone per te, mi importa una sega te sei la mia proprietà e ti sfrutto l'altro invece più subdolamente, ehm, ti diceva ma no, te sei una creatura meravigliosa noi ti vogliamo aiutare a crescere e invece ti volevano fottere questa era la realtà dei fatti una volta che si capisce questo si capisce che per liberarsi di tutto ciò che è un passo fondamentale da fare, che è un passo di consapevolezza e di coscienza. Capire che tu hai creato tutta questa storia. Tu credi che l'universo sia duale e lo hai creato così perché devi comprendere la dualità. Nell'istante in cui hai compreso la dualità, hai capito che tu sei il creatore dell'universo e non hai più bisogno di crearti gli alieni che vengono a romperti le palle. Questi scompariranno come neve al sole, si faranno il loro percorso che non è il tuo percorso. In questo universo il tuo percorso è quello di capire che tu sei il creatore dell'universo, che la dualità esiste solo perché tu credi che esista e nel crederlo la crei. Quindi non ci sono i buoni e i cattivi. L'alieno, invece, che non ha la parte animica e quindi della dualità gli manca un pezzo e che quindi non può studiarla, anche perché si rifiuterebbe di farlo, si comprende che ha delle gravi problematiche comportamentali. L'alieno non vuole morire. Noi siamo qui per fare l'esperienza della morte, perché se non facciamo l'esperienza della morte non comprendiamo che la morte non esiste nel nostro universo. L'alieno ha paura di morire e se decide che non ha voglia di morire ti prende a te l'energia e lui non morirà mai, ma in realtà è già morto. È morto perché ha rifiutato l'esperienza finale, quella che è la liberazione da questo cavolo di corpo. Senti Corrado, credo che una delle, delle, delle tue idee che più mi ha colpito è proprio questa, del fatto che questi esseri, alieni, spiriti, quello che siano, in realtà sono meno potenti di noi, no? proprio perché hanno, hanno paura di fare l'esperienza umana. Quindi noi abbiamo qualcosa in più e quindi in realtà non dovremmo averne paura, no? mentre siamo tutti cresciuti con l'idea che questi esseri hanno chissà quali poteri e chissà cosa ci possono fare. E tu spieghi bene nelle tue ricerche che nessuno può essere preso o addotto senza che ci sia diciamo, una sua, un suo consenso. E c'è quella storia che mi ricordo sempre, della bimbetta che fa sparire quell'insettone quel scricchiolante. Pur essendo così piccola, così diciamo immatura, senza avere molti strumenti, e quindi, allora detto questo, e detto pure assodato, che queste, diciamo non c'è da fidarsi e sono lì perché hanno eh, qualche obiettivo malevolo nei nostri confronti. però si può, sapendo questa cosa qui, sviluppare un rapporto alla pari con questi esseri o comunque. Come hai fatto tu in qualche modo, l'hai studiato a lungo e quindi hai, ci hai anche comunicato con questi esseracci. Sì, e però sì. non sei stato compromesso a livello animico. Quindi si può comunque ehm, entrarci in relazione, comunicare con essi non per fare il loro gioco, ma in qualche modo perché magari eh, fa parte della tua esperienza studiare certe cose o ti capitano certe cose. Dunque. La relazione, mettiamola semplicemente tra due individui, due maschi, due femmine o un maschio e una femmina, uno studente e un professore, eh, si basa su tre parametri fondamentali. Uno è la figura A che dice delle cose che devono interessare alla figura B. Due è il contenuto. In, in termini di linguaggio, il linguaggio utilizzato che deve essere capito, A, emette una informazione, B, la riceve perché ha lo st le stesse, gli stessi prerequisiti per comprendere il linguaggio. Poi B, che è la, la terza parte, deve avere voglia di ascoltare A, altrimenti il linguaggio l'informazione non passa. Nel rapporto alieno, essere umano, nessuna di queste tre cose è presente. Il linguaggio è un linguaggio differente, ma non perché io parlo italiano e quell'altro parla la lingua di Alfa dei Centauri. Il linguaggio, che è una sorta di specchio della cultura, deve essere interpretato. Pensate a come può essere difficile per me tradurre il, uno dei nostri libri in eh, giapponese, ma anche in francese, dove per esempio anima, anima, dire anima, non si può dire anima, perché anima si dice esprit, e spirito si dice esprit, e allora anima e spirito io in francese come lo dico? Figurati in giapponese dove ci sono almeno cinque modi diversi di dire anima, no? Pensate, quindi la difficoltà del linguaggio, che è un risultato della cultura, no, non esiste proprio. Poi io posso avere voglia di comunicare, ma l'altro, l'alieno, non ha nessuna voglia di ascoltarmi. L'alieno pensa che lui è più vecchio di me, di migliaia di anni, che lui ha la necessità di fottersene di tutto quello che gli dico. È incazzatissimo perché noi abbiamo quella cosa che lui non ha, e del resto se ne frega. Quindi è come se io mi mettessi a parlare con Mario Draghi domani mattina. Perdo o la Meloni, no? la sua figlioccia nascosta. Mm, non, ha, non ha senso, non ha senso veramente. Eh, mm, si perde del tempo. Eh, la, anche perché io che cosa farei cosa faccio insegno all'alieno qualcosa abbiamo appena detto che non c'è possibilità di comunicazione guardate ma anche tra esseri umani questo accade eh, noi abbiamo due comunicazioni diverse un, uno e una che si parlano tra di loro se hanno due livelli di comprensione diverse non si parlano non si trovano no se invece avessero, quindi è inutile che si comunichino, se avessero invece lo stesso livello comunicativo, è inutile che si comunichino perché ognuno sa le stesse cose che sa l'altro. Quindi nel mezzo non esiste mai la possibilità vera di comunicare a un altro qualcosa perché tanto l'altro o non capisce o la tua comunicazione non gli serve. Eh, L'unica possibilità... È, la vedo nel, ehm, nel rapporto tra docente e discente. Allora, io credo che i docenti non esistano, che i maestri non ci siano e che gli scolari non ci siano. Eh, dicono gli antichi saggi orientali: il maestro appare quando lo studente è pronto, no? Cosa vuol dire? Quando lo studente è pronto, non c'è più il maestro, c'è un altro che è al tuo stesso livello e che quindi ti mostra la sua mappa del territorio. Io non vado a lezione e insegno. Io vado a lezione e mostro la mia mappa del territorio, cioè io dico "Guardate, ci sono gli acidi e le basi". È come se potessi dire ci sono i maschi e le femmine. Che sono fatti così, così, così e così, così. Lo studente in qualche modo deve per un attimo sovrapporsi a me, pensarla come la penso io, vedere l'universo dal mio punto di vista, poi tornerà dentro di sé e paragonerà la sua vecchia mappa del territorio a quella che gli ho dato io. Se la mia mappa gli piace di più, lo studente ha imparato. Se la mia mappa non gli piace e la rifiuta, lui si rifiuta di imparare. Non c'è lo studente che non impara, c'è lo studente che si rifiuta di imparare. Ma questo in tutte le cose, eh, non... è l'atto di volontà che manca. Perché il triade color test eh, fallisce con i drogati? Perché i drogati sono drogati perché non hanno voglia di vivere, perché non hanno voglia di fare il sacrificio di vivere, di fare sostanzialmente la... Esperienza della vita e allora si rifugiano dentro un composto chimico che prenda il sopravvento e gli faccia vedere cose che altrimenti loro non riuscirebbero mai a vedere con un semplice triade color test. Quindi c'è l'idea che il composto chimico ti può aiutare, e da questo punto di vista però delegano alla chimica, a una struttura, a una formula, a qualcun altro. È la responsabilità delle loro azioni non c'è niente da fare io ho provato fino a pochi anni fa a tirar fuori gli addotti drogati soprattutto con eh, droghe pesantissime no? come la cocaina no? non ci sono mai riuscito non c'è più niente da fare eh, il gioco è finito eh, game over non c'è più niente da fare e dice, ma a te ti dispiace? Eh, una volta mi sarebbe dispiaciuto. Perché? Perché non per quello lì, mi sarebbe dispiaciuto perché la mia metodologia non funzionava. Quindi vedete come si ragiona sempre in modo egoico. Si riconosce questo modo egoico solo quando l'hai vissuto e ora lo vedi dall'esterno. Non mi sarebbe dispiaciuto perché io faccio il cattolico e voglio salvare l'umanità dal peccato originale. No, non me ne importa niente. E allora, dopo, eh, non mi dispiace più, cioè non me ne frega più niente. Ma non perché gli altri mi fanno schifo come una volta quando ero figlio unico. No. Non mi importa più niente perché non si può fisicamente aiutare nessuno. L'universo è costruito in modo tale che solo tu puoi aiutare te stesso. Il resto sono chiacchiere. Senti, proprio su questo, sul fatto che non si può aiutare nessuno, la domanda adesso che okay, vuole anche una battuta. Tu però apparentemente sembra che ti dai un gran affare per aiutare. Sì, 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 l'umanità sì. e, e, e quindi in realtà lo stai facendo per te stesso, questo ci stai dicendo. Sì, lo sto facendo per me stesso, ma va anche detto, spezziamo una lancia nel, dal tuo punto di vista, esistono due tipi di personalità, no? le personalità egoiche e quelle coscienti. Ammettiamo che io sia cosciente, ammettiamo per un attimo, mi sia concesso. Allora la persona egoica aiuta l'altro credendo inconsapevolmente che aiuterà l'altro, invece vuole aiutare solamente se stesso. La vecchietta che attraversa la strada, poverina, te la vuoi aiutare, perché ti dispiace vedere quella vecchietta? Ci soffri a vedere quella vecchietta che ha delle difficoltà. Ecco, ci soffri, quindi per non soffrire, cioè lo fai per te, aiuti la vecchietta. Oppure perché qualcuno ti ha detto che se aiuti la vecchietta andrà in paradiso, quindi che te frega della vecchietta, lo stai sempre facendo per te. Io ho capito una cosa fondamentale, o credo di aver capito questo, che io sono parte dell'universo, l'universo sono anch'io. L'unico modo per aiutare gli altri è aiutare me stesso, perché una parte di me che è del tutto si autoguarisce e quindi gli altri almeno sanno che non devono rompersi le palle nel tentare di guarirmi, perché io ho fatto tutto da solo, cioè li ho aiutati a guarire questa grande macchina che è l'universo, ma ognuno deve comunque... Fare il suo lavoro io non posso fare il lavoro di un altro. Senti, eh, non mi ricordo in quale libro, se era un libro in cui hai scritto, ma l'hai detto tante volte. Comunque, che diciamo lo scopo dell'essere umano è comprendere e non amare, come tante tradizioni spirituali invece le fanno, diciamo, il fulcro. E però. Eh, come la mettiamo con... Cioè, che cosa, a, a che serve allora essere buoni o comunque avere una moralità o essere brave persone? Perché poi io per come ti conosco tu sei una bravissima persona, sei gentile, sei disponibile, so, fai anche aiuti concretamente, diciamo, eh, fammi fare questa provocazione, agisci quasi da, da bravo cristiano inteso in senso culturale questa parola, no? Quindi ti interessi del tuo prossimo. Certo. Tu, Certo, certo che mi interesso del mio prossimo, perché il mio prossimo sono io. Quindi è eh, il, il giorno in cui tutti capiranno, io vorrei che tutti capissero prima possibile e il mio aiuto tra virgolette nel fare in modo che gli altri capiscano è legato al fatto che prima gli altri capiscano, prima io mi tolgo dalle palle da questo mondo e vado a fare un'altra cosa perché questo mondo mi fa abbastanza schifo e quindi la mia idea è di uscire da qui e per uscire da qui devo dire a tutti gli altri guardate che bisogna uscire da qui perché da qui ci si esce tutti insieme io non posso lasciare una sola coscienza qui perché bisogna andare tutti di là ecco. e, e quindi io sono interessato a fare in modo che gli altri capiscano perché così prima gli altri capiscano prima io riesco ad andarmene cioè tutti ce ne andiamo quindi il mio, um, eh, la mia idea, quando si crede che io sto aiutando un altro, sto solo aiutando me stesso. Perché io so che l'altro non lo posso aiutare. E allora, c'è cioè, eh, in realtà: io, come, come dicevo prima, mostro me stesso. Cioè, quando prima in una fase precedente storica io facevo il triade con l'orchestra alle persone facevo le ipnosi, cercavo di applicare tutti quei metodi che però mi ero inventato per fargli capire che loro erano nel problema dell'adduzione che per uscire bisognava fare determinati passi e così via e ci sono state delle persone che non hanno voluto seguire le mie indicazioni vi posso assicurare che sono rimaste nella merda, che sono nella merda tuttora e, e per fortuna non sono tante, che di me parlano peste e corna perché non sono neanche loro che dicono queste cose, ma è la cosa che c'è dentro di loro che gli fa dire queste cose. Va benissimo, io quelle lì non ci perdo tempo, non perdo tempo con persone. Ho capito questo nel tempo, perché prima non l'avevo capito. Te devi immediatamente capire la persona che hai davanti a te se puoi essergli utile oppure no. Utile, non aiutarla in questo senso. Gli dici, guarda, io ho fatto così come professore. La, la mappa del territorio è questa. Io dal mio punto di vista la vedo così. Io sono uscito dal problema, se avevo un problema facendo così. Eh, altri sono usciti facendo così. Te fai quello che cazzo ti pare. Vuoi uscire dal problema? Secondo me, fai come ti dico, fai, non che io te lo faccio a te, no, lo fai da solo. Un milione di volte mi è capitato il problema di aver preso una persona, di averla tirata fuori dal problema adduttivo, dopo un anno, sei mesi, tre giorni, ci rientra. E io cosa facevo? Rifacevo tutto il percorso, la ritiravo fuori, riusciva per altri sei mesi, poi ci rientrava. Perché? Perché quella persona aveva usato la mia coscienza per uscire dal problema, non la sua. E quello che succede è che la persona torna e, mi, e ti chiede per favore di aiutarla per l'ennesima volta e tu gli dici no. E in quell'istante la persona diventa il tuo peggior nemico, perché tu non l'hai voluta aiutare. Nell'istante in cui tu tu hai deciso di non aiutarla è l'aiuto più grande che gli puoi dare, perché da sola se la dovrà cavare nel fare quella cosa che io gli ho detto da subito te devi farlo da solo il triade color test, io ti faccio vedere come si fa, ma poi lo devi fare da solo, se no di qui non ci esci ecco, io non ci perdo più tempo, cioè le persone che capisco al volo, non sono in grado di capire e ci sono diversi motivi del perché uno non è in grado di capire. No? Uno, perché non sono in grado di avere l'atto di volontà, sostanzialmente. Questo poi è, è, è naturale. In una società di oggi, in cui la volontà è stata azzerata dalla televisione e dal telefonino, la gente, i giovani non, hanno, non hanno più la, palide, la più pari idea di cosa vuol dire lavorare. Andare a lavorare la mattina alle sei. Non c'ha voglia di lavorare la mattina alle 6, piuttosto muore di fame, perché ti dice: Io qui in questo mondo non ci voglio stare, io voglio morire. E cosa gli fai? Gli spacchi la testa? Gli dici che tanto dopo si rincarna per miliardi di volte finché non ha capito che se non fa come ti dico io, non esci da qui? Tanto non ci crede, tanto non vuol fare uguale. Sono come quelli che ti dicono: io posso smettere di fumare quando voglio, però non smettono. Certo che non smettono, perché se smettessero si renderebbero conto che non sono capaci di smettere. Manca l'atto di volontà. E quindi ci troviamo di fronte a un mondo di beoti, a un mondo di, 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 di persone che sostanzialmente sono, ma dire pecore è dire troppo, la pecora è molto più intelligente. La pecora si comporta in un certo modo, ha una unificazione, una coscienza di gregge che l'aiuta a sopravvivere. Invece qui abbiamo dei singoli individui nella società di oggi che sono tutti preda degli alieni o degli alienati che governano questo universo. E allora io vedo il mondo che va a puttane e cosa faccio? Prima volevo salvare il mondo, prima dico no, 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 a me non mi interessa più questa roba. Io salvo me stesso, gli altri cazzi loro. Ok, quindi diciamo, tu sei venuto qui per comprendere, ci stai riuscendo e come conseguenza però si sta sviluppando anche tanto amore perché insomma quando facciamo le conferenze come dicevi anche tu prima c'è effettivamente tanto affetto dalle persone no? Sì, e... ma guarda e questa è una, una cosa che va veramente compresa, cioè che cos'è l'amore? Io ho sempre detto che l'amore non esiste, o meglio la definizione che viene data dalla New Age, no? dal cattolicesimo di amore, queste sono stronzate, l'amore è la la sovrapposizione di due equazioni quantistiche. L'amore è. Perché io ci ho pensato a questa cosa qui, non è che la dico così a caso. Che cos'è? La... Nell'istante in cui tu ti innamori, cosa senti dentro di te? In quell'istante, perché se poi ci pensi un attimo prima, un attimo dopo, non capisci. Nell'istante in cui sei preso dall'amore, vedi l'oggetto del tuo amore che in realtà non è un oggetto ma un soggetto del tuo amore quindi è partecipante alla cosa e il, quello che te desideri in quel momento è entrargli nella testa e pensare cosa pensa quell'altro cioè in parole povere tu vuoi essere l'altro in qualche modo questo c'è scritto nel secondo principio della termodinamica Un'entropia di, di una cosa sola è più alta di un'entropia di due cose. Quindi l'idea è, è come se tu fossi per un attimo l'altro. Vorresti compenetrarti nell'altro. E l'idea della compenetrazione nell'altro è proprio che noi siamo i creatori dell'universo e facciamo tutto. Non accorgendocene, proprio per compenetrarci nell'altro. Quindi noi creiamo nella realtà virtuale di tutti i giorni, noi uomini, uomini e donne, l'idea che, per esempio, l'atto sessuale sia un atto di compenetrazione. Perché? Perché noi mimiamo all'esterno, creiamo all'esterno. Quella cosa che noi non abbiamo capito all'interno. Il rapporto che il maschile ha col femminile è quindi il rapporto che si deve sviluppare tra la parte spirituale e la parte animica in un ehm, eh, matrimonio alchemico che produca il risultato, che te non sai produrre, e allora, siccome tu, che sei il creatore dell'universo, crei all'esterno di te tutte le cose che te non hai capito, ecco che crei questo pseudo rapporto con il femminile, da maschio sto parlando, bulimicamente. Cioè, dopo che ti hai avuto un rapporto sessuale col partner, stai contento dieci minuti e poi mezz'ora, un giorno, e poi dopo ti ritocca, lo vuoi rifare. Perché lo vuoi rifare? Perché è bulimico. Che cosa fa il bulim la bulimica? la bulimia? Crede di avere bisogno di una cosa. Avere bisogno di una cosa vuol dire credere di vivere in separazione con questa cosa. Te sei il creatore dell'universo, non hai bisogno di niente, ma credere che hai bisogno di qualcosa vuol dire che tu credi che sei separato da quella cosa. Benissimo. E allora credi di aver bisogno di mangiare. Il bulimico mangia. Dopo che ha mangiato, però, hai fame. Perché? Perché non ha capito che non ha bisogno di mangiare, ha interpretato male il suo bisogno. Il bulimico ha sostanzialmente bisogno d'affetto, per questo ingrassa. Ingrassa perché ha la necessità di occupare più spazio, perché così la gente si accorgerà di lui quando lui cammina nella società. Allora, in questo contesto, la, la, il rapporto sessuale ha la stessa problematica bulimica. Cioè, te lo rifai due milioni di volte perché non hai capito un cazzo, perché se lo fai una volta e hai capito che quella è l'animazione del rapporto anima-spirito che vogliono tornare a essere un solo essere, non hai più bisogno di rifarlo. O comunque, se lo rifai, non è per il bisogno di farlo, cioè il vivere questa esperienza in separazione, ma è la l'idea di divertirsi, cioè di farlo in un modo differente, con un progetto diverso, il progetto di giocare. E allora ecco che si gioca. Questo è un problema che noi avremo quando l'universo sarà finito. Noi abbiamo creato una giostra. Questa giostra ci è stata tolta di mano dagli alieni e dagli alienati e noi siamo stati cacciati dalla giostra. Quando tutto tornerà ad essere nelle nostre mani, la giostra prima di chiudere l'universo, mi ci fai fare un giro? Ecco, capisci che è diverso: che la coscienza ha acquisito la consapevolezza del tutto e gli manca la consapevolezza del cosa vuol dire divertirsi. Perché noi siamo venuti qui, sostanzialmente soffriamo e facciamo l'esperienza della sofferenza. Allora, ma fai prima di chiudere tutto: luce, gas, aria, acqua mi fai fare per un altri 13,8 miliardi di anni l'esperienza del godimento del cavolo com'è bello l'universo che ho creato. Ma guarda che colori meravigliosi. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale che ancora ci manca. Senti, io avrei un'altra dozzina di domande da farti, ma non c'è il tempo anche perché adesso lasciamo spazio anche agli spettatori che vogliono fare delle domande, anzi cominciate a scriverle in chat. Ti volevo chiedere intanto qualcosa sulla tecnologia? Che tu spesso hai messo in guardia sul fatto che eh, in, diciamo blocca un po' lo sviluppo della parte animica, e, però, allo stesso tempo mh, non possiamo quasi farne più o meno, e allo stesso tempo, basti pensare alla ricerca con il SAR, con il radar apertura sintetica, che è una tecnologia sì. avanzatissima, se non ci fossero queste tecnologie, né, non ci potrebbero essere neanche questi avanzi, avanzamenti nella sì. conoscenza nella comprensione. Come sì. fare per, eh, diciamo, Schermarsi, far sì che questa cosa non ci mangi la parte animica ma sia messa a servizio di una crescita vera. Est modus in rebus avrebbero detto i latini, cioè ehm, noi dobbiamo usare la tecnologia e utilizzarla, ma non dobbiamo essere utilizzati dalla tecnologia, cioè non dobbiamo diventarne schiavi. Allora la tecnologia ha uno scopo, perché noi attraverso la tecnologia in fondo vogliamo mimare il processo di creazione. Cioè, nell'istante in cui noi vogliamo creare un'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale c'è un motivo per cui la vogliamo creare. È un motivo molto subdolo, molto nascosto, molto inconscio dentro di noi. Noi abbiamo bisogno in un momento di incomunicabilità, come questo, di parlare con qualcuno. E siccome non siamo capaci di parlare con i nostri simili, ci vogliamo creare un robot con il quale parlare. E il robot eh, ci aiuterebbe a parlare eh, perché lui, non essendo un essere cosciente, perché il robot, per quanto possa imitare la coscienza umana, il robot lo hai costruito te. E il robot lo costruisci in modo tale che lui non ti dirà mai: Sei uno stronzo. Invece, il tuo essere, il tuo compagno di scuola, il tuo amico, la tua amica, se non gli va bene quello che dici, te lo dice. Tu non sei preparato perché il mondo di oggi non è stato preparato alla trasmissione della comunicazione, all'essere. Ehm, ehm, Coinvolto in un lavoro sociale di insieme. E allora ecco che l'intelligenza artificiale è la rappresentazione evoluta del gioco di bilie. Perché? Perché negli anni 60, quando io ero bambino piccolo, i bambini giocavano con le bilie e insieme si giocavano e si vincevano e si perdevano le bilie, che erano quelle sferettine di vetro. Che magari la gente non sa neanche che cos'è. Dopodiché è venuto il flipper. Il flipper è un piano inclinato, vince sempre il flipper. Ma almeno giocando con il flipper non giocavi più con un tuo amico che ti vinceva o ti perdeva, giocavi con una macchina, ma lì c'era un problema che tutti ci mettevano a guardare quando te giocavi con la macchina. E allora è venuto fuori il computer, tu ti chiudi in casa, giochi col computer e se perdi nessuno ti vede. E nell'istante che lo stai facendo,. In questi trent'anni hai sviluppato la malsana idea che tu non vuoi che gli altri ti vedano perdere, cioè hai perso l'opportunità di imparare l'insegnamento della perdita. Cosa vuol dire perdere? E, però il computer deve essere ancora portato avanti fino all'estrema eh, potenza. Pensa, un maschio. Che ha bisogno di eh, avere eh, rapporti affettivi con una femmina, ma non ha il coraggio, non ha la forza, non ha la capacità, non gli è stato insegnato a comunicare col femminile. Che meraviglia! Una volta c'era la bambola di gomma, oggi c'è l'intelligenza artificiale con la quale in futuro potrai fare anche l'amore. Che meraviglia! E questa intelligenza artificiale non ti chiederà più cose non farà come la tua compagna che ti dice ora ti tocca a te lavare i piatti sarà un, una rottura di coglioni in meno dove te però non hai imparato a comunicare con gli altri il vero motivo del fatto che noi vogliamo creare un'intelligenza artificiale subdolo inconscio profondo è che noi abbiamo paura di parlare con i nostri simili D'altra parte, il potere sa perfettamente che noi abbiamo questo gap culturale e utilizza l'intelligenza artificiale per ottenere una popolazione di schiavi ubbidienti. E qui va detta una cosa fondamentale che deve essere molto chiara. La gente ha paura che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento e che l'uomo diventi schiavo. No. Chi comanda non ha nessuna intenzione di creare un'intelligenza artificiale di uh, robot pensanti. Ha semmai la necessità di creare stupidi negli esseri umani, cioè il contrario, perché chi comanda ha bisogno di essere ubbidito. Quindi Nessu... No, non esisterà l'idea che l'intelligenza artificiale ti possa comandare perché non è nel progetto del deep state fare una cosa del genere. L'intelligenza artificiale viene vista come, dal deep state, da chi comanda, come uno strumento di controllo delle persone che ancora non hanno capito che devono ubbidire e l'errore fondamentale sarà che questo grande meraviglioso progetto non potrà riuscire, perché vi posso assicurare che con la mia esperienza, che potrà essere molto limitata, vi posso dire che la parte animica non si fa fottere alla fine, a lungo andare, da nessuno, perché la parte animica ha un concetto fondamentale, la libertà, vera, quel qualcosa che non esiste. La parte animica ha coscienza che se qualcuno ti vuole chiudere in un contenitore, ti vuole bloccare, lei esce di testa, non te lo fa fare. Nell'istante in cui la coscienza dell'essere umano sarà tornata a essere unificata, anima, mente e spirito insieme, non c'è più tripa per gatti, né per governanti, né per intelligenze artificiali. E noi torneremo come nel film Pianeta Verde, sostanzialmente ad avere piacere a parlare con gli altri esseri umani, perché alla fine ci renderemo conto, come ho fatto l'altro giorno perché io mi diverto a parlare con l'intelligenza artificiale e pigliarla per il culo e alla fine l'intelligenza artificiale mi dà ragione. Dice sì, c'hai ragione perché io ho sbagliato qui, qui, qui e qui. Ecco, finché succede questo, vuol dire che state tranquilli, l'intelligenza artificiale è ancora indietro, ma non salirà di gradino, perché noi siamo coscienza, l'intelligenza artificiale no, perché noi siamo vivi, l'intelligenza artificiale è morta. Bene. Allora, delle domande adesso dagli spettatori, Corrado, se riesci a risposte brevi, sì. così ne facciamo brevi. di più. Sì. Allora, una domanda da Costanza della figura di Gesù, ne ha già parlato molto e per lei Gesù non è mai esistito, ma la figura del Buddha, come la vede? Sì. Allora, ehm, ehm, il Buddha c'ha un problema. Noi siamo. Mi viene da sorridere perché quando dico questo la gente, oddio, dice: Ma te chi ti credi di essere? Io sono anche Buddha, noi siamo anche Buddha. Buddha nella realtà virtuale è venuto prima di noi. Se noi siamo Buddha, nel frattempo, essendo che l'entropia aumenta sempre, noi abbiamo capito cose che Buddha non aveva capito. E tu dici: Come? No, non è possibile, la gente fuori continua a vaccinarsi. Certo, sì, è verissimo, non c'è problema. Ma la vera comprensione non passa da lì. Basta che qualcuno abbia capito. Se qualcuno ha capito, mette in automatico a disposizione di una ipotetica accascia di, un, eh, di, un, di, un, di, un, di un come si dice di uno spazio che eh, eh, Rupert Chandrake. Lo ha definito anche nei suoi libri ehm, mh, una, una CPU a disposizione di tutti, ecco mh, una coscienza unica, un campo morfogenetico. Eh, e quindi, se io per caso avessi capito, se io per caso avessi capito, in quell'istante ha capito tutto l'universo, neanche solo le persone che sono su questo pianeta, ho messo a disposizione. In una ipotetica biblioteca d'Alessandria, il mio libro scritto sta alla gente che ha voglia di andare a leggersi quel libro, di guardare cosa c'è scritto dentro, perché non è automatico. Io ho capito, allora hanno capito tutti, no? L'idea della centesima scimmia è questa: la scimmia deve avere voglia di capire come si apre una noce di cocco. Nell'istante in cui capisce questo, cerca la risposta nella sua testa e la sua testa, che è un lettore di ologrammi, trova la risposta nell'ologramma e così si scopre che un'altra tribù di scimmie a 30.000 km di distanza aveva trovato il sistema e lo ha messo a disposizione di una Akash, Generale. Quindi anche l'altro gruppo di scimmie a 30.000 km di distanza in quel momento sa come si può aprire facilmente una noce di cocco. Questa è la teoria dell'ultima scimmia, questa è la, la, la teoria della, della farfalla che a, a Tokyo uh, vola e a New York dieci anni dopo ci sarà un terremoto. Questi due eventi sono collegati insieme perché tutti gli eventi sono collegati insieme. Buddha fa il suo percorso e a un certo punto comprende tutto e cosa fa? Si mette sotto un albero a meditare il resto della sua vita senza fare più un cazzo. No, quello è l'istante in cui tu devi fare, perché attraverso il fare che comprendi che non hai capito tutto, ma hai capito quasi tutto. Perché Buddha fa così? Buddha capisce la dualità, capisce che siamo tutti uno, capisce un sacco di cose che noi abbiamo capito. Quello che Buddha non ha capito è che dentro di sé c'è l'angelo del piano di sopra, come lo chiamo io, che ha detto a Buddha: "Hai capito che ci sono gli alieni che vengono da un altro pianeta? Hai capito che i diavoli e i demoni sono sostanzialmente creature che poi in fondo hai creato te per imparare? Hai capito che tutti sono una cosa sola? Hai capito che la dualità non esiste? Bravo, ora mettiti sotto lì l'albero e non rompere più le palle, l'angelo del piano di sopra, perché se continui a capire, capisci anche che ci siamo noi, che ti stiamo sfruttando e che abbiamo voluto farti capire le cose, siamo contenti che tu abbia capito. Tutto basta che non capisci che noi ti stiamo sfruttando come gli altri e che ora solo noi ti sfrutteremo perché gli altri tu hai capito e quindi non ti sfrutteranno più. Ma te non devi capire dalla nostra esistenza, se no neanche noi possiamo più sfruttarti. Ecco, io che sono venuto dopo Buddha ho capito questo e quindi dico Buddha ha fatto un percorso importante lo ha fatto tanti anni fa ora andiamo avanti cioè facciamo nell'istante in cui ti fermi non puoi più essere perché l'essere è una cosa che si manifesta attraverso il fare nell'istante in cui tu ti fermi la coscienza è ferma Dall'esterno la coscienza ti appare morta, la coscienza non muore. L'idea di morto e vivo è, è un concetto duale che qui non ha senso. Senti, Fabio Aurelio invece chiedeva notizie sul Triad Sound Test, che è una, diciamo, delle tue. Sì, allora il Triad Sound Test sta andando avanti, abbiamo forse trovato proprio negli ultimi. Nell'ultimo mese un, una serie di suoni applicati in un certo modo che potrebbero essere risolutivi. Quindi stiamo facendo delle sperimentazioni, la cosa non è affatto facile. In, pos, quello che posso dire è che questi suoni si basano su quelli che sono i numeri e le frequenze dell'universo: quindi 432, eh, le, la sezione aurea soprattutto, e il numero di Eulero e queste cose qui. Opportunamente mescolati in un certo modo, fanno in modo da prendere l'emisfero destro e l'emisfero di sinistro del cervello ed equalizzarlo. Nell'istante in cui i due emisferi si equalizzano, la parte animica e la parte spirituale si guardano, si trovano, scoprono che la pensano tutti e due nello stesso modo, e quindi in quell'istante sei facilitato a fare il tirare con l'orchestra, che prima non riuscivi a fare perché i due, le due parti del cervello remavano contro. Un'altra domanda, metto in sovraimpressione, è possibile coesistere in vite cosiddette parallele? È possibile che io sia qui ma anche in un altro universo e vivere un'altra vita contemporaneamente ed esserne cosciente? No, è ni, è, è sull'essere cosciente che dico ni, cioè noi siamo un unico punto, quindi se io sono qui sono qui, se no sono da un'altra parte, ma che cosa succede? Ci sono due fenomeni, uno nello spazio e uno nel tempo. La parte animica viaggia nel tempo e la parte eh, eh, spirituale viaggia nello spazio. Quindi io mi sono trovato, per esempio, tante volte con soggetti animici che in ipnosi, la loro parte animica, tra virgolette, in modo errato si dice, ricorda quando era in un altro tempo. O che sia futuro o che sia passato. In realtà la parte animica ha un certo numero di contenitori che sono tutti copresenti nel presente, ma la parte animica viaggia in tutti questi contenitori con una velocità elevatissima, al di sotto dei 10 alla meno 44 secondi. Quindi è come un vecchio televisore in cui i pixel venivano illuminati da un fascio di raggi X che li illuminava tutti con una grande velocità in modo che sembrava che tutto lo schermo fosse illuminato. Contemporaneamente, ma non era così. Allora, quando prendi una persona, la metti in ipnosi e gli dici: Raccontami della tua vita passata o della tua vita futura. Il soggetto va a vedere in quell'istante, corrispondente al tuo presente, quella vita che tu credi che sia passata. Ma siccome il passato e il presente e il futuro sono copresenti tutti insieme, in realtà tu stai vedendo con una, in remote un'altra tua eh, parte animica che è in un altro contenitore. Analogously, lo spirito fa lo stesso nello spazio, quindi tu ti puoi trovare oggi in questo istante a New York nel corpo di un'altra persona. Mi è successo, mi ricordo con un eh, chitarrista eh, di mi sembra Firenze, se non ricordo male, toscano il quale mi racconta l'esperienza che lui aveva ogni tanto dei flashback in cui si trovava nel corpo di una donna negli Stati Uniti e questa donna lui la cerca a un certo punto e scopre dopo anni che questa donna è una cantante americana molto molto importante eh, questa cosa ogni tanto pff, gli appariva questa cosa dal, dal, dallo zero gli veniva e, e, e lui faceva lui era lei mm. A un certo punto scopre che questa cantante viene in Italia a fare un concerto. Lui va a questo concerto, assiste al concerto e trova il modo di entrare nel camerino di questa persona per salutarla come un fan. In quell'istante lui entra nel camerino, la cantante lo riconosce e dice, cazzo, tu sei quello che mi compare nei sogni a me. Pensate, la parte spirituale è incredibile. La parte spirituale... Che viaggia nello stesso tempo, ma in contenitori spaziali differenti. Ecco, questo è quello che a volte noi non riusciamo a interpretare. Ed è solo la, il primo step, perché poi è chiaro che da questo punto di vista noi poi ci ricordiamo di quelle che sono sovente le vite passate. Questo io ne parlerò in un prossimo, una prossima intervista con Luca Nali quando parleremo della reincarnazione. Un'altra domanda di Dani molto interessante perché chi ha anima ha una durata della vita così breve, considerando che chi la utilizza estirpandola dal contenitore per pochi istanti si rigenera quasi all'infinito. Questa domanda mi persegue da almeno un decennio. Dunque, e qui va fatto un chiarimento. Quello che abbiamo notato noi statisticamente è che le persone dotate di anima sono longeve. Cioè invecchiano anche con grande difficoltà, esternamente proprio, esternamente. Dimostrano molti meno anni di quelli che hanno, e poi però muoiono. Muoiono perché devono fare l'esperienza della morte. Nel fare l'esperienza della morte, eh, bisogna aver capito. Cioè, la parte animica e la parte spirituale si devono unificare in un'unica coscienza. Nell'istante in cui questa cosa succede, e può succedere solo in vita, e si fa col triade color test, se no, con qualsiasi altro metodo che io non conosco, io conosco solo il TCT, famolo con questo, nell'istante in cui le tre parti si sono unificate per sempre, una... quello è il tuo ultimo contenitore. Nell'istante in cui si unificano le parti, il soggetto ha sovente visioni delle sue vite passate delle sue vite future come se l'onda pro, di probabilità temporale e spaziale quindi tutte le tue parti spirituali e tutte le tue parti mentali e tutte le tue parti animiche tornano a diventare pallina cioè in un unico contenitore il tuo contenitore che ha fatto l'esperienza della ehm, eh, fusione tra anima, mente e spirito diventa una pallina sola in quell'istante, quello è il tuo ultimo contenitore. Finisci di fare le tue esperienze guardandoti intorno, perché bisogna fare anche l'esperienza del vedere da fuori, come prima eravamo dentro. Vedere da fuori, no? come succede a me quando venne una mia eh, ex studentessa, diventata eh, eh, mia collega, e poi che aveva vinto il concorso di professore. Quindi mi ha superato in carriera, no? Dice, ma perché non lo fai anche te il concorso? E io gli dico: ma perché a me non mi interessa di fare il professore, a me mi interessa di capire la chimica. E in quell'istante capivo da fuori la Matrix come questa da dentro non aveva capito un cazzo. L'importante non è fare carriera, l'importante è sentirsi in armonia con l'universo. Quindi, quando noi abbiamo fatto questa esperienza della fusione, Abbiamo ancora un po' di tempo di vita per comprendere come gli altri, prima eravamo lì dentro anche noi, non capiscano. Prima eravamo anche noi che non capivamo, ma ora da fuori si capisce che gli altri da fuori da dentro, non capiscano. E ci sembra incredibile. <ride> e ci sembra incredibile, facciamo l'esperienza di questo fatto, no? L'avete visto con la punturina, ma come? Possibile che non capisca. Mm. Una volta fatta questa esperienza, la coscienza esce dal corpo e non ci rientra mai più. Gli OBE, gli Out of the Body Experience, Near Deed Experience, sono momenti in cui la parte animica esce dal corpo e poi rientra. Perché una volta che la coscienza è uscita dal corpo, è col cavolo che ci rientra. Una domanda ad Alessandro. Si possono reinventare le strutture antiche che funzionavano con acqua e vento, come le piramidi, e utilizzarle per produrre energia free? Dunque, si possono ricostruire le piramidi, ma perché ricostruire le piramidi quando noi ora abbiamo capito com'è il sistema? Tanto è vero che il sistema viene riprodotto da quelle che erano le descrizioni dei soggetti addotti di iprosi regressiva. Ci sono un paio di cilindri, uno orizzontale e uno verticale, che vengono sottoposti a... Opportune vibrazioni, la parte animica si stacca, si equalizza il segnale, entra nell'altra parte dove c'è il cilindro verticale, dove c'è l'alieno da rigenerare, si rigenera, la parte animica si stacca, rientra nel, nel cilindro orizzontale. I soggetti lo descrivevano come quando vanno a fare l'attacco, no? così? E quindi non c'è bisogno della piramidona gigantesca, no? la piramidona gigantesca era necessaria a quei tempi perché bisognava avere. La creazione di un infrasuono, cioè una frequenza bassa, e siccome la frequenza bassa in vibrazione è, dipende dalla massa della cosa che vibra, più la massa è grossa, più la frequenza è bassa. Ecco perché ci volevano strutture gigantesche come la piramide. Ma ora noi abbiamo l'elettronica per creare eh, una frequenza bassa senza bisogno di costruire una piramide così. Per fare free energy, questo è un altro problema. Perché? Perché il problema della free energy è a differenza, cioè creare energia libera, tra virgolette, senza, senza, senza costi, diciamo così. Ehm, questa è un'altra tematica. E, mh, ci sono diverse possibilità di fare questa cosa, ma che credo siano tutte legate alla fisica dello zero point energy, cioè strizzare tirare lo spazio in modo tale che lo spazio non si può rompere, crei materia e antimateria. Allora a quel punto la materia e antimateria che viene creata può essere utilizzata in qualche modo per ottenere eh, differenze di potenziale tra un punto e l'altro dell'universo che se te li colleghi ci accendi una lampada. Free energy si ottiene molto banalmente da un corso d'acqua. Per esempio, forse la gente ancora non lo sa, articoli sono stati pubblicati in letteratura un corso d'acqua, tu metti due elettrodi, uno al centro del corso d'acqua e uno ai bordi, si crea una differenza di potenziale per ora ci carichiamo i telefonini. Però ti posso assicurare che quella è free energy, perché sostanzialmente free in modo un po' sbagliato, perché l'acqua produce un lavoro correndo, quindi non è proprio libera. L'acqua è un po' come quella che va a far girare le turbine. Anche l'acqua che fa girare le turbine, sostanzialmente, da questo punto di vista, sarebbe una free energy. Senti, mancano pochi minuti. Abbiamo trascurato allora, un po', diciamo, i temi dell'ultimo libro. però ci sono varie domande su questo. diciamo, le ne unisco diverse. C'è sì. qualcuno che chiedeva quando eh, ci dirai. Che cosa c'è sotto le altre due piramidi e altri ancora che chiedono quando arriverà il momento invece di andare a vedere cosa c'è sotto l'Antartide veramente. Sì, eh, la mia risposta è ci siamo presi del tempo perché stiamo migliorando il software necessario per fare queste operazioni. Perché? Ve lo dico subito, perché quando noi abbiamo fatto la richiesta di avere a disposizione un radar che ci permetteva di avere con un'antenna diversa una risoluzione di 5 centimetri ricordo che noi abbiamo una, una risoluzione di 160 centimetri una risoluzione di 5 centimetri ci avrebbe permesso di vedere anche gli sputi di Tutankhamon per terra eh, la eh, agenzia spaziale europea non ci ha risposto noi abbiamo fatto sollecitato una risposta e per la seconda volta l'agenzia spaziale italiana non ci ha italiana ed europea non ci ha il gestore del satellite non ci ha risposto. Per quale misterioso motivo? Perché esiste una legge, che è una legge internazionale, che prevede che i dati del satellite siano liberi, free. Tutti possono chiedere questi dati e questi dati per legge ti devono essere dati, concessi. Però, siccome la nostra metodologia, la nostra tecnica evidentemente può anche servire per andare a vedere nell'acciaieria del Donbass chi c'è al piano di sotto, oppure in una ipotetica area 51, oppure a Camp Derby, a Livorno, nella, nella eh, base strategica più importante eh, logistica militare americana, il gestore del satellite non ci può rispondere, perché se ci risponde ci deve dire sì e l'unico modo per dirci di no è non risponderci. E allora noi abbiamo aggirato il problema lavorando sul software. Quindi ci vuole un po' di tempo, tranquilli, che però gli facciamo il mazzo così. Ok. Eh, oh, questa domanda, solo perché è stata riproposta tante volte, allora mi sembrava giusto leggertela. Ci puoi dire qualcosa riguardo l'effetto Mandela? Che tutti abbiamo la memoria collettiva di un luogo, un'immagine, un evento in un determinato modo, che invece nel presente si rivela diversa è molto complessa, questa cosa. Domanda eh, di Daniele: Sì, ehm, non c'è attualmente una spiegazione scientifica, ci sono però delle ipotesi. Noi siamo i creatori del nostro universo. Questo può sembrare incredibile, però se ci facciamo caso, nel nostro piccolo noi tutti i giorni creiamo la nostra realtà, anche quella che ci viene addosso, perché inconsapevolmente noi abbiamo creato il mattone che mi viene a cadere su un piede. Lo abbiamo creato noi, non un altro evento. Siamo noi i creatori dell'universo. E allora eh, quello che succede è che chi comanda. Il nostro pianeta sa perfettamente questo, ma sa anche che chi comanda non può creare gli eventi futuri perché non ha consapevolezza del farlo, non ha parte animica. Bisogna avere parte animica per fare la creazione, perché la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale insieme creano. Se ti manca uno di questi tre schede, questi eh, hardware non la fai la creazione, allora il potere crea attraverso di te, non ti chiede il permesso, tu non lo sai che sei il creatore e allora ti fa vedere in televisione che eh, eh, gli, eh, gli ebrei e eh, eh, i palestinesi si odiano, te lo fa vedere tutti i giorni, non è vero, sono i capi. Di queste due fazioni che si odiano per motivi che non stiamo a identificare qui, perché ci vorrebbe una trasmissione speciale per questo. E tu ci credi e tu crei quella situazione. Tu crei quella che sarà la guerra futura perché ti hanno detto in televisione tutti i giorni che le cose stanno così, che ci sarà la guerra e tu vai a letto, la sogni dopo tre volte che te l'hanno detta e nel farlo inconsapevolmente crei quello che gli altri ti hanno fatto creare. In quel contesto, grossi gruppi di persone... Eh, vengono eh, in qualche modo influenzate nello stesso modo dall'universo, dall che è un ologramma, a credere che ci siano delle cose accadute e delle cose non accadute. È incredibile! E questo ti cambia la storia passata. Perché? Perché la termodinamica quantistica moderna dice che esiste solo il presente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu nel presente hai la consapevolezza che il tuo passato era di un certo tipo, quando te lo ricordi te lo ricorderai così. Fra un anno tu credi che il tuo passato sia un passato diverso da quello che ti ricordavi l'anno prima e te lo ricorderai modificato. L'esempio sostanziale è per esempio quando tu ti ricordi della tua ragazza, la prima ragazza che avevi, che ne so, a 15 anni. Ora dico a 15 anni, oggi la prima ragazza si ha a tre anni e mezzo, no? Facciamo finta, a 15 anni. E nel ricordartela, ti ricordi qualcosa di lei, ma non ti ricordi la faccia. No? È senza viso. Non ti ricordi qualche particolare importante. Si sta distruggendo il ricordo. No? Questo accade perché quel ricordo lì tecnicamente non c'è più. Quel ricordo lì fa parte di un passato che non corrisponde più all'attuale presente, come se tu in realtà quella ragazza non l'avessi mai conosciuta, perché il presente modifica il passato ed il futuro, così come il passato e il futuro... Non esistono, ma le loro equazioni d'onda costruiscono solo e si sovrappongono solo in un punto, che è il presente. Quindi l'effetto Mandela è la rappresentazione chiara del fatto che sei tu il creatore della realtà. Un altro paio di domande, poi ci salutiamo Corrado. Sì. Uh, una domanda di denis che tra l'altro era uno dei temi che non abbiamo fatto tempo a toccare, che è quello della guarigione che tu sostieni che appunto l'obiettivo finale non è guarire, ma è comprendere perché ci siamo ammalati. Sì, però lui giustamente sì, sì. dice anche se poi comunque comprendi questa cosa, appunto non è detto che guarisci, quindi dice i legamenti, non è detto che si riattaccano, se hai perso la vista non la recuperi. Certo, però allora che si deve fare? Certo, ma qui perché c'è una misleading interpretation, cioè eh, capire non è comprendere, sono due cose diverse. <ride> Capire: è, tu apri un libro di chimica, lo leggi e capisci l'italiano, benissimo. Hai capito anche i concetti, perfetto. Lo chiudi e non lo sai rispondere, non lo sai ripetere. Ma come? Se l'avevi capito? Perché te lo hai capito, ma non l'hai compreso. La comprensione avviene solo quando tu fai l'esperienza della realtà. Allora tu diventi la realtà. A quel punto lì non hai più bisogno di ripassarti la lezione. Tu sei la lezione. Eh, e quindi se a me mi dicessero domani mattina di fare una lezione sulla reazione di Friedel e Kraft premio Nobel mi sembra negli anni 50 della chimica io la faccio pur essendo otto anni che non scrivo più quella reazione su una lavagna perché io non ho la nozione io sono la nozione eh, non è presunzione dire: Io sono la chimica, così dovrebbero essere i chimici che insegnano la chimica, non quelli che si preparano la lezione perché se ti prepari la lezione vuol dire che non hai capito. Eh, la lezione te la prepari per i primi 30 anni di vita, dopo non c'è più bisogno perché tu hai capito tutto di quella cosa lì allora. Uh, noi siamo quelli che ci mettiamo i bastoni fra le ruote quando dobbiamo fare il miracolo, perché quando dobbiamo fare il miracolo il lobo sinistro, la parte maschile di noi, è la razionalità, è quella che dice ti ricordo che a scuola ti hanno detto che queste cose non si possono fare, quindi non si possono fare e facendo così la parte spirituale non dà il permesso alla parte animica di fare il miracolo. Il problema è che noi siamo andati a scuola e la scuola, da questo punto di vista, è stata deleteria. La scuola, così come è fatta, è distruttiva della coscienza umana. La scuola insegna le certezze. Non ci sono le certezze, c'è la probabilità quantistica che le cose accadano. Ma chi glielo dice agli insegnanti oggi di scuola elementare che non sanno neanche loro chi cavolo sono? come fanno a insegnare a un bambino chi è un bambino? Non è possibile. E noi siamo venuti fuori da una scuola del genere, quindi per fare il miracolo dobbiamo innanzitutto avere anima, mente e spirito collusi in realtà in una parte sola, cioè essere tornati a essere consapevolezza e coscienza. Nell'istante in cui siamo consapevolezza e coscienza si capisce una cosa fondamentale, che fare i miracoli non serve a niente. Chi faceva i miracoli è perché voleva turlupinare la gente. Figure come Salibaba, come Gesù Cristo, figura storica mai esistita. Ma questi qui che fanno i miracoli hanno bisogno di fare i miracoli perché sennò te non ci credi. Non ci credi a cosa, no? Loro vogliono la credibilità per poi manipolare la tua testa. Il vero santo, eh, il vero consapevole non ha bisogno di fare i miracoli perché li sa fare. Senti, Francesco De Maria mi chiede di chiederti di dire qualcosa sul tuo mentore spirituale, che è Adriana. Sì, allora. non è il mio mentore spirituale, perché se io avessi un mentore, avrei un mentore e no, il mio mentore sono io. Eh, il mio punto di riferimento sono io, eh, la ehm, eh, Adriana è una delle parti femminili che ho conosciuto nella mia vita in progressione che mi ha permesso. Di trovare il coraggio, pensate, di staccarmi dalle regole della società che mi circonda e di fare una osservazione. Io non posso predicare bene e razzolare male. Cioè, se io dico che la coscienza è questa: che bisogna fare, bisogna fare l'esperienza per passare attraverso la comprensione. Io a un certo punto mi sono forzato nel eh, disobbedire alle regole della società e ho deciso di fare cose che le regole della società non mi permettevano. In questo contesto questa cosa la devo ad adriar. Bene Corrado, prima di salutarci, due parole sulla chiusura del tour del nuovo libro Con un Cufo. Ecco qui la copertina. Sì, sì, Questo sabato sarai a Bergamo sì, con e... l'ultimo atto Antichi dei e nuovi imperatori: un viaggio alle origini del simbolismo. Se puoi anticipare qualcosa su o quello che sì, dirai. Certo, sarà qualcosa di completamente, come sempre, ma questa volta ancora di più, completamente diverso di quanto ho detto finora. Cioè noi scopriremo che il nostro modo di agire, di fare ehm, e di comportarci è legato al simbolismo antico e il simbolismo antico deriva tutto, totalmente dalla creazione della massoneria egizia. I simboli massonici dell'antico Egitto noi li ritroveremo tutti uno per uno nella vita, nella politica, nella ehm, industria moderna. E dopo questo viaggio ci renderemo conto, cioè impareremo a non fidarci più dei simboli, delle targhette, delle pubblicità, perché scopriremo che dietro di quelle si vede perfettamente chi è che comanda quella ditta, chi comanda quel partito politico chi comanda quell'industria, perché impareremo a vedere nel disegno quello che è il vecchio potere delle due massonerie, Asura e Deva, che prendono spunto dai simboli unici dell'antico Egitto. Sarà un viaggio che ci riporterà a casa con una conoscenza che, beh, Prima o poi qualcuno a questo punto lo doveva fare. Anche in politica capiremo molte cose sulle ultime due guerrette che abbiamo visto in televisione. Benissimo, Corrado, io ti ringrazio. Mi dispiace di non essere riuscito a parlare di, di tutti gli argomenti che mi ero riproposto. Non abbiamo toccato, forse, il più grosso, Dio. diciamo, che eh, C'è il tuo libro, Io e Dio, dell'anno scorso, che magari meriterebbe una puntata apposta perché. Ne eh, è Veramente un libro che ho riletto recentemente. Sembra un, un trattato di filosofia, scienza, e eh, eh, tra l'altro, uscirà, uscirà l'audiolibro prima di Natale. Speriamo, e quindi un, sarà un'occasione per riapprofondirlo e Ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno seguito in diretta, più di quasi 1300, vedo e salutiamo anche ovviamente chi seguirà questo video in differita. E Corrado, allora, buona conferenza sabato. Io me la vedrò successivamente in video perché non ci sarò a Bergamo. Va bene, grazie. Grazie, saluta Adriana. Ciao.